Allora, mister Cattani, mister del Castelvetro, ho già intervistato anche il tuo presidente, gli ho fatto i complimenti perché ho visto una squadra veramente compatta, quadrata, attenta. Attenta proprio ai dettagli, ha saputo capitalizzare anche gli errori del Felino. Io non avevo citato i tre rigori perché comunque ha meritato la tua squadra. Ah, ti ringrazio, sono molto contento io della prestazione e ovviamente del risultato. Noi abbiamo bisogno di fare dei piccoli passi ma continui. Ovviamente il passo dei tre punti, la vittoria, è un passo importante, fuori casa, sul campo molto difficile, perché io questi ragazzi li avevo visti domenica scorsa e a me erano piaciuti molto. E quindi c'eravamo, secondo me, preparati bene, quindi mi fa piacere che il lavoro che facciamo settimanalmente, che facciamo da agosto, sia un lavoro che sta venendo fuori. Credo che la strada sia molto lunga, perché comunque sono dei ragazzi giovani che vivono dell'entusiasmo, ma rischiano anche, quando prendono qualche bastonata, di cadere e aver bisogno di una mano per essere rialzati. La strada è veramente lunga, perché è inutile che noi ci neghiamo che ci vogliamo salvare, quindi, però un passo alla volta, credo che il percorso sia giusto. 2020 partito col piede giusto. Io ti faccio un'analisi ulteriore, nel senso che lo dicevo anche a Marco Ballotto e a Marco Osio prima e concordavano. La tua squadra, oltre in tutti i reparti di essere equilibrata, mi è piaciuta molto a centrocampo, che ha sovrastato comunque una squadra che domenica scorsa, come hai detto tu, in mezzo al campo sembrava molto gagliarda e con personalità. Oggi la tua squadra invece è di assurclassati e probabilmente l'ha vinta lì, poi dietro compatti e davanti ottime individualità, ottimo gioco corale, però in mezzo al campo secondo me li avete sovrastati. Sapevamo che dovevamo fare una grande partita lì in mezzo, quindi per noi era importante e ci abbiamo lavorato tantissimo. E poi abbiamo anche avuto la sfortuna in settimana di perdere un paio di giocatori, a parte uno in squalificato, ovviamente tutti centrocampisti e quindi magari era un po' corto nei ricambi, però chi ha giocato ha interpretato molto bene. Poi secondo me il buon lavoro che hanno fatto è stato anche grazie a una difesa che attacca sempre in avanti e quindi dà poco spazio dietro le spalle dei centrocampisti e quindi aiuta il lavoro. E i due attaccanti che ovviamente hanno dato pensieri all'avversario. Bravissimo, e mi fa molto piacere perché fai un'analisi dei dettagli e questo dimostra anche la capacità, no, dell'allenatore, quanto ci mette di suo. E quello che ti voglio chiedere in ultimo è, oltre a farti complimenti ancora, dovrai lavorare su qualcosa in particolare o continuerai a lavorare sul collettivo per mantenere questi equilibri? Io credo tantissimo nel collettivo. Il calcio è uno sport di squadra e nel momento in cui continuiamo a sapere e siamo convinti che la squadra va oltre e il risultato della squadra va oltre il risultato individuale, otteniamo dei risultati. Se no saremo bravi da pacche sulle spalle, come in tantissime partite ci è capitato, ma ci ha dato molto fastidio, perché bravi con una sconfitta alle spalle dà un po' fastidio, molto meglio. Concordo, io non sono un decubertiniano, quindi quando gioco voglio vincere, quindi la vedo come te. Ti faccio ancora i complimenti, ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Grazie tante, grazie a voi, ciao. Vi apprezzo.